Buongiorno a tutti, vi parlerò delle esperienze che abbiamo condotto negli ultimi 8 anni, sull'esperienza di riforestazione condotta appunto dall'Università di Palermo. Allora, la storia delle riforestazioni è una storia costellata di successi e insuccessi. La letteratura scientifica ci dice che a livello mondiale parliamo circa il 30% dei trapianti ha successo, 30%, quindi parliamo di un numero certamente non alto. E le cause sono molteplici. Fra le cause principali di successo, per esempio, come si diceva nella presentazione precedente, la selezione dei siti diventa un elemento fondamentale, perché un'area potenzialmente idonea non necessariamente lo è nei fatti. E quindi è necessario capire con quali criteri ci si avvicina alla selezione dei siti. L'altro elemento di chiave è che circa l'80% delle perdite di trapianti di Posidonia è collegato al fallimento del sistema di ancoraggio, cioè il sistema con cui la pianta dovrebbe essere tenuta a fondo. La pianta è certamente una pianta antichissima. E ne ha viste di cotte e di crude, dico sempre a lezione quando ne parliamo con i colleghi. Non per banalizzare la cosa, per dirla in modo molto chiaro, basterebbe tenerla ferma per 8 mesi con un dito e quel rizoma ha l'elevatissima probabilità probabilmente di attaccare e di attecchire. Quindi evidentemente il sistema di ancoraggio diventa un punto fondamentale negli impianti di riforestazione, perché appunto la letteratura ci dice che quasi l'80% delle perdite di Posidonia deriva appunto dal fallimento del sistema di ancoraggio. Su queste linee, negli ultimi anni appunto, abbiamo condotto una serie di attività sperimentali che ci portassero a valutare, strumenti per valutare l'idoneità del sito, e quindi con gli impianti pilota, ma strumenti che possano essere poi applicati e che siano idonei. Mettere a punto dei moduli di ancoraggio per tale rizoma in modo tale da risolvere il problema e non ultimo provare a lavorare sui tempi e sui costi, perché abbattere i costi della riforestazione significa renderla fattibile. Sul primo punto, selezione dei siti. Selezione dei siti ci siamo trovati qualche tempo fa con una compensazione in un'area vicino Palermo, per cui la Regione Sicilia aveva proposto un reimpianto, una compensazione, e quindi dovevano trovare un sito idoneo. Abbiamo colto l'occasione, erano 40 metri quadrati di prateria da ripristinare e ci siamo posti il problema se il Golfo di Palermo, che è documentato, aveva delle praterie estesissime fino all'ultima guerra mondiale, alla seconda guerra mondiale, insomma, ecco, poi sono tutto lo sviluppo della città negli anni successivi, gli scarichi e tutto il resto hanno determinato letteralmente la scomparsa della prateria a causa appunto di acque reflue urbane non trattate, la pesca illegale che soprattutto a strascico e poi soprattutto discariche abusive di sfabbricidi. La linea di costa è totalmente cambiata negli ultimi 60-70 anni. L'immagine che vedete sotto è una parte di Palermo Sud dove si vede appunto queste discariche, si intravedono le discariche e poi lo sviluppo urbano disordinato. Però da qualche decennio sono in atto una serie di interventi di risanamento. Le indagini che avevamo condotto come università negli anni 80 ci portavano nel Golfo di Palermo a dei valori, per esempio, di clorofilla d'estate che arrivavano anche a 50 microgrammi litro, insomma l'acqua era verde, torbidità elevatissime, concentrazione di nutrienti, era una delle aree più inquinate del Mediterraneo. 10 alla settima di coliformi, questi erano i valori che si riscontravano all'interno dell'area. Però interventi di risanamento qua, la depurazione dei reflui urbani industriali, per esempio, a sinistra vedete l'impianto di depurazione di acqua dei Corsari che attualmente tratta intorno al 60-70% della città, un altro impianto a nord cerca di compensare quello che rimane. E poi la messa in sicurezza delle discariche di sfabbricidi che a seguito dei bombardamenti dell'ultima guerra mondiale hanno portato allo smaltimento di tutto questo materiale accumulato e la soluzione è stata lungo la costa creando dei promontori in un certo senso che poi si sono sgretolati nel tempo. L'immagine che vedete sulla vostra destra qui è la discarica della Bandita che è stata messa ormai in sicurezza.
Quindi c'è un netto miglioramento della qualità dell'acqua, verificato anche dalle indagini dei monitoraggi dell'ARPA Sicilia, e ci dicono che siamo su ordini di grandezza inferiore in termini di concentrazione di elementi nutritivi, di clorofilla e altro all'interno dell'area. Ci sono le condizioni allora perché si possa ripristinare un sistema, ecco il concetto di ripristino di cui si parlava all'inizio di questo nostro incontro. E qui abbiamo provato ad applicare un criterio, un meccanismo di selezione del sito, utilizzando quanto prodotto da Short nel 2002 per Zoostera Marina. L'abbiamo modificato evidentemente per adattarlo a Posidonia e alla nostra realtà. Ora, questo strumento di selezione, questo modello di selezione del sito si basa su una serie di step, li vedete, sono quattro. Il primo è l'indice preliminare di idoneità al trapianto, vediamo ora di che cosa si tratta. Quindi preliminarmente vediamo le aree potenzialmente idonee a essere ripristinate e con quali strumenti. A questo punto, scelta della prateria donatrice, mettere gli impianti pilota in quelle aree che potenzialmente il modello ci dice possono essere idonee, introdurre un controllo procedurale. Questo è un aspetto importante, quello del controllo procedurale, cioè uno strumento che ci consente nella prateria donatrice di rimettere un trapianto, in modo tale da controllare l'effetto del taglio. Perché nella mortalità noi dobbiamo considerare anche il fatto che c'è uno stress che è legato al taglio. Questo stress al taglio è chiaro che non lo possiamo addebitare all'ambiente, ma lo dobbiamo misurare. Lo possiamo misurare se nella prateria donatrice mettiamo un controllo procedurale, quello che abbiamo chiamato un controllo procedurale. L'impianto pilota viene monitorato per un certo periodo, e con una serie di indicatori, di parametri che possono essere più vari, alla fine si ottiene un indice di idoneità al trapianto, cioè si selezionano le aree realmente idonee al trapianto. Questo è il percorso. Costruiamo l'indice preliminare di idoneità al trapianto. Utilizza informazioni ambientali disponibili per la preselezione del sito, quindi potenzialmente idonee. Vedete che sono distribuzione storica della prateria, distribuzione attuale, prossimità a praterie naturali, profondità dell'acqua, qualità dell'acqua, eccetera, con una serie di punteggi che vengono affibbiati ad ogni singolo parametro e che possono andare da 0 a 2. Qui ci sono i riferimenti bibliografici sull'argomento. Il PTSI è un indice moltiplicativo, per cui è chiaro che se uno dei parametri è 0, evidentemente spunta a 0 tutto poi alla fine. E quindi il sistema non è oggettivamente idoneo. Quindi qua c'è la moltiplicazione di questi parametri che ci dà un valore. E questo è il risultato che abbiamo ottenuto. È chiaro che tutto questo viene prodotto su carte GIS, quindi dei layer che poi vengono sovrapposti e si ottiene un risultato finale che è quello rappresentato in figura. In verde vedete le aree che sono maggiormente, altamente favorevoli all'impianto, con un punteggio in questo caso di 16 di PTSI, in rosso le aree non sono favorevoli, il punteggio da 0 a 4, in giallo le aree che vengono ritenute ancora favorevoli, con un sufficientemente favorevoli. In queste condizioni noi abbiamo allora i siti potenzialmente idonei a ricevere il trapianto. Ecco che siamo andati a mettere gli impianti sperimentali. Sono fatti da griglie di 3 metri quadrati, che sono stati posizionati appunto nelle aree che sono state ritenute potenzialmente idonee al trapianto. In blu vedete gli impianti pilota, in rosso è la prateria donatrice all'interno della quale abbiamo messo anche il sistema di controllo. Il tutto è stato fatto coinvolgendo le istituzioni, con la collaborazione ad esempio della Polizia di Stato, in questo caso che ci ha aiutato nelle attività, e sensibilizzando anche il pubblico presente, cosa molto importante perché la gente locale deve capire che poi non deve andare a distruggere il sistema. Vedremo come nel Golfo di Palermo c'erano delle cose che non avevamo considerato e che invece avevano un impatto notevole alla fine sulla ricostruzione della prateria. Questi sono i risultati dell'indagine degli impianti pilota. Vedete i livelli di attecchimento. Vergine Maria, che era quella che aveva il PTSI più alto, intorno a 6, era 16, dopo 4 mesi sono scomparse le griglie. Sono scomparse le griglie perché evidentemente sono state staccate. Diciamo a 3 metri quadrati, su una superficie di chilometri quadrati, evidentemente quello che chiamiamo calpestio del fondale marino
è elevatissimo nel Golfo di Palermo, perché vi sono tante barchette di pescatori locali che pescano tirando l'ancora e facendosi tirare dalla corrente. Di conseguenza quest'ancora cammina, cammina e quello che prende, prende. Sono moltissime, evidentemente, perché come vedete quasi tutti gli impianti hanno avuto la perdita almeno di una griglia, mentre soltanto la Bandita non ha avuto griglie staccate. Delle tre, Vergine Maria le ha perse tutte e tre, le altre, queste altre, vedete, ne hanno perse almeno una. Zero per quanto riguarda la Bandita. L'attecchimento, vedete, andava dal 52 al 57% nelle aree Bandita Ficarazzi, mentre Aspra era abbastanza bassa, e nella zona Eleuterio non abbiamo più, abbiamo avuto la mortalità totale di tutte le piante. Quindi da una potenziale area di ricostruzione abbiamo ottenuto con il monitoraggio quelle realmente, ricolonizzabili. Delle immagini qui che ci fanno capire questa importanza del distacco, il distacco delle piante dovuto appunto ad attrezzi da pesca, regime idrodinamico se volete, ancoraggi, ma di piccole barchette, non stiamo parlando di grandi attrezzature, parliamo di barchette di 3 metri, 4 metri. Vedete qui come la griglia è addirittura alzata perché evidentemente è stata presa da qualcosa e strappata, in alcune occasioni è completamente scomparsa e qui ancora rimaneva qualche traccia, oppure tracce di attrezzi da pesca, in questo caso delle polpare che sono incastrate sulla griglia e che probabilmente hanno anche contribuito a strappare le talee che noi avevamo impiantato sulla griglia stessa, oppure come vedete qui in questo caso reti da pesca. Abbiamo allora costruito il TSI, sempre secondo short modificato. Il TSI tiene conto chiaramente dei valori di PTSI che noi abbiamo calcolato in precedenza e poi tutta una serie di parametri quali il distacco e l'attecchimento, anzi, l'attecchimento della prateria, la lunghezza delle foglie, il numero delle foglie, l'intensità luminosa che noi abbiamo nelle aree, e poi abbiamo aggiunto quest'ultimo parametro, il distacco delle griglie, perché è un fatto importante, lo abbiamo verificato durante la fase appunto di monitoraggio. Anche il TSI come il PTSI è un indice moltiplicativo, per cui evidentemente quando spunta uno zero nei parametri, nel rating, come vedete qui nella colonna, quando spunta lo zero evidentemente tutto diventa per quell'area uguale a zero. Ed ecco il risultato del TSI nel Golfo di Palermo, dove è uscita la Bandita come località idonea appunto per il trapianto. Quindi un percorso che ci porta da una potenzialità al trapianto a una reale possibilità di ottenere un risultato e quindi la scelta del sito per la riforestazione. La scelta del sito, come vedete, si trova qui, in questo punto qui, qui è esploso, indagini multibeam, uno shadow appunto della un'elaborazione del sistema multibeam, ci fanno capire come in quell'area vi sono delle matte morte estese, in parte emerse, in parte coperte anche di metri di sabbia legate appunto al meccanismo di alterazione ambientale che si è verificato nell'aria. Abbiamo scelto all'interno di questa zona una zona di 40 metri quadrati che... Sì. Sì, sì, ora accelero ancora un po'. Grazie. Sono 20 minuti, ora meno. Sono già passati 20 minuti. Quasi. Va bene, accelero. Va bene, abbiamo messo su questo impianto ed ecco il risultato. Ecco il risultato dopo 5 anni di monitoraggio, dal 2008 al 2013. Notiamo come l'attecchimento è caduto poco sotto il 40%, ma perché? Perché abbiamo un distacco delle piante, non la mortalità che si mantiene molto bassa, quanto il distacco che probabilmente è legato ad attrezzi da pesca, che ci porta ad avere questo tipo di risultato. La variazione dopo 5 anni dal monitoraggio per numero di fasci per metro quadro ci dice che dopo 5 anni si è ripristinato il sistema, perché torniamo a circa il 95% dei fasci che avevamo messo originariamente, malgrado siamo intorno al 35% come numero di talee che sono rimaste nel sito, e che dopo 2 anni incomincia il ripristino. Questo è un aspetto importante, quindi i monitoraggi a un anno servono ben poco, ci vuole un tempo abbastanza lungo, dopo 5 anni incominciamo a vedere già un ritorno. Questo è un dato che ci dice quanti fasci per talea sono stati prodotti, per cui partendo da un numero di fasci circa 3 siamo arrivati ora a un numero di 7 fasci per talea, quindi le talee che sono rimaste ci danno appunto questo risultato. Sul Mondello invece abbiamo messo a punto un modulo di ancoraggio in bioplastica,
Questo modulo di ancoraggio è stato oggetto di brevetto ed è costituito da un paletto, è modulare. Dai braccetti, in totale 5, sui quali si trovano degli agganci per le talee che vengono bloccate con delle fascette a strappo, che sono quelle che vedete qui, un nodo centrale all'interno del quale questi braccetti si appoggiano, ed ecco qui il meccanismo come viene considerato. Ecco quindi un modulo di ancoraggio come viene preparato, con il braccetto sotto, l'aggancio sul braccetto, e qui vi è un fumetto che ci fa vedere come il meccanismo avviene, come avviene la riforestazione. Prima si pianta il paletto, tutto il sistema viene montato a terra e quindi poi i subacquei in immersione depositano il sistema. Questo modulo evidentemente va bene per substrati mobili, quindi sabbia o mat, non va bene su roccia, per cui stiamo pensando a una modifica, a un'aggiunta sul supporto che possa consentire, ed è questa, ed è in fase sperimentale, qui c'è la testa del paletto e quindi la stella dovrebbe andare a finire qua dentro. Questo sistema potrebbe consentire la colonizzazione anche su substrati duri. Il modulo di ancoraggio in bioplastica presenta delle caratteristiche importanti. Materiale biodegradabile, si tratta di mais in pratica. Modularità del sistema può essere applicato ad altre piante semplicemente modificando alcuni sistemi. Semplificazione, come vedete, delle tecniche di ancoraggio perché basta solo il paletto centrale. Efficienza di posa e riduzione di costi. Abbiamo finito proprio in questo periodo di piantare 1.000 piante nel SIN di Priolo, come vedremo, andiamo a velocità intorno ai 250-300 piante moduli al giorno. E utilizzo di geometrie bioispirate in quanto l'angolo di uscita è di circa 40 gradi alla talea, che è quello che corrisponde allo sviluppo naturale. Nella baia di Mondello abbiamo messo questi sistemi su matte e su sabbia. Il risultato è, dopo 2 anni, siamo al 94% di attecchimento. Ricordo che qui siamo a una profondità di 6 metri. 6 metri, quindi l'idrodinamismo qui è abbastanza intenso. In 2 anni ha preso anche delle mareggiate di grecale notevoli. E l'attecchimento delle talee è intorno al 94%, con il 2 qualcosa di mortalità e un 3% di distacco. Le tre figure in alto vi stanno ad indicare l'attuale struttura, cioè quella artificiale. Quelle sotto sono quelle naturali, le colonizzazioni naturali a Mondello. Non si riescono ormai a distinguere l'uno appunto dall'altro. Finisco con questo, che attualmente stiamo sperimentando nel SIN di Priolo, nell'ambito di un PON, che è quello che vedete qui. Nel sito potete eventualmente trovare delle informazioni ulteriori. Stiamo sperimentando questa tecnica con circa 2.000 metri quadrati di riforestazione. Abbiamo fatto delle carte dove si evince la presenza di matte morte estesissime in tutta l'area. Con il PTSI abbiamo selezionato di nuovo i siti. Prateria donatrice, controllo procedurale, impianto pilota. Ecco il risultato rispetto al controllo procedurale dell'impianto pilota. Siamo intorno al 92-93% di attecchimento. Di conseguenza siamo andati in queste settimane a fare l'impianto. Questo è l'impianto, un modulo da 500 metri quadrati. Qui c'è un breve filmato che ci fa vedere il risultato appunto sul fondo. Vado oltre. È interessante notare come la struttura di per sé crei un habitat per le specie ancora prima che arrivi la pianta, perché piantando il paletto, siccome presenta una cavità il paletto, l'abbiamo trovato dei polpi all'interno, oppure delle bavose che lo trovano già, trovano già le condizioni di una tana, oppure dei ricci che si sono avvicinati al sistema. Nello stesso tempo stiamo mettendo a punto, sempre nell'area, il paesaggio sommerso, stiamo provando a ricostruire. Questi sono dei reef che abbiamo progettato e che sono attualmente in fase di realizzazione: una lastra di base con una calotta superficiale, dei tirafondi in acciaio che servono appunto per montare i due pezzi e poi trasferirli, e poi naturalmente in alto un modulo di ancoraggio che servirà, dove ci metteremo anche le piante, quindi sulla struttura fisseremo anche le piante. Questa è una vista prospettica, questa è una vista superiore con delle tane che comunicano evidentemente, e questa è la finitura superficiale del rifo. Ho finito il lavoro, non è solo mio, ma è di molte altre persone. Grazie. Ringraziamo.